Bene, eccoci con un'altra parte di Polifemo, è il momento così dei festeggiamenti, per così dire, dell'USB, USB Taranto, beh, un momento di aggregazione con iscritti, amici, simpatizzanti per così festeggiare queste festività, ma anche per fare il punto della situazione, un bilancio del 2016 in proiezione per le battaglie che l'USB condurrà nel 2017. Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto. Allora Francesco Rizzo, un bel momento, tanti iscritti, un momento in cui si fa squadra. Sì, è un momento che aspettavamo dall'inizio dell'anno, anche perché per noi il 2016 doveva essere l'anno della stabilizzazione e in realtà poi è stato non solo quello della stabilizzazione ma anche quello della crescita che io definisco incontrollata. Noi, numeri alla mano, credo che siamo molto vicini a toccare i 3.000 iscritti fra il pubblico e il privato. Una bella espansione soprattutto in quest'anno. Sì. Poi se ripenso al fatto che 4 anni fa l'USB non esisteva sul territorio tarantino, cioè credo che la soddisfazione è enorme. E quest'anno siamo entrati in altre 7-8 aziende importanti del territorio con una bella rappresentanza e tra l'altro quest'anno abbiamo stabilizzato all'interno dello stabilimento, rifacendo le elezioni, prendendo 12 delegati, uno in più rispetto a quello che avevamo. Abbiamo fatto le elezioni a Teleperformance, abbiamo vinto le elezioni in Manutencoop, siamo cresciuti a dismisura nel settore sanità, sia privato che pubblico, quindi un bilancio di fine anno molto positivo. Andando al 2017, Taranto vive un momento particolarissimo, parliamo di crisi occupazionale, c'è tutta quel bubone, quella vicenda Ilva e c'è un'emergenza sociale derivante appunto dalla crisi occupazionale, il tutto in una cornice nera chiamata ambiente, anzi inquinamento ambientale. Sì, noi per il 2017 ci riproponiamo di essere protagonisti di quella che deve essere la riscossa di Taranto, partendo da un fatto che credo che sia il primo problema che la città ha, delle troppe divisioni fra le tante opposizioni che si muovono, no, rispetto alle idee del governo che non sono idee positive su Taranto. Quindi noi vogliamo infittire il dialogo, vogliamo provare a ragionare, vogliamo mettere in campo tutto quello che è nelle nostre possibilità per dare una svolta, per dire una volta tanto che questa città non è la città dell'Ilva, non è la città dell'inquinamento, ma deve diventare la città, come dire, che debba dare anche altre possibilità ai nostri figli, quelle che purtroppo sono state negate a noi negli anni. Abbiamo parlato di emergenza occupazionale, di crisi. Dobbiamo parlare dei diritti dei lavoratori, eccoci con l'avvocato Mario Soggia, legale, appunto avvocato lavorista dell'USB Taranto. E allora, avvocato Soggia, tanti diritti da difendere, perché poi esiste anche il ricatto occupazionale, esiste quel ricatto per cui si dice o rinunci a certi tuoi diritti che sono sacrosanti oppure perdi il posto di lavoro. Purtroppo è una grandissima emergenza in questo periodo, tanto è vero che stanno aumentando, a dispetto di quanto viene detto poi dalla stampa nazionale, aumentano i casi di licenziamento, aumentano i casi di licenziamento discriminatorio e ci sono anche tante cause proprio per effetto di questi ricatti occupazionali che determinano una grossa conflittualità, una grandissima conflittualità a livello aziendale, aumentano le cause di mobbing, aumentano le cause di disagio sociale, disagio lavorativo delle persone che purtroppo devono mantenere il loro posto di lavoro. E in questo infatti l'USB si impegna moltissimo allargando la cerchia degli associati che hanno bisogno di una risposta. Gianni Palazzo, dell'esecutivo regionale USB per quanto riguarda l'ambito sanità. Beh, Taranto, abbiamo visto l'impegno di USB per quanto riguarda la situazione di Sanità Service. Facciamo un po' il punto dei risultati raggiunti. Nel corso degli ultimi tempi siamo fieri e orgogliosi di aver mantenuto in piedi la Sanità Service e specialmente una parte di quei lavoratori che
all'inizio di quest'anno davano per spacciati e pronti a vedere il loro servizio esternalizzato e affidato nuovamente alle ditte private. Noi che da Foggia a Lecce abbiamo sempre creduto in questo progetto delle sanità service e di questa sorta di internalizzazione, crediamo che si possa andare avanti. E proprio di questi giorni una nostra vittoria, cioè ovvero quello di portare i lavoratori ad avvicinarsi a full time, lavoratori che vivevano a 10-15 ore settimanali. Tutti part time sono arrivati circa 150 lavoratori, dal 1 gennaio passeranno a 34 ore, quindi a 2 ore dal full time effettivo che chiederemo che venga attuato nei primi mesi dell'anno. Siamo convinti che questo sia un fiore all'occhiello della sanità, perché internalizzare i servizi significa dare più dignità ai lavoratori e ridurre i costi. È una nostra battaglia che porteremo avanti sia a livello locale sia a livello regionale, anche se ci imbattiamo in un periodo in cui fra piano di riordino che viene attuato prima ancora di essere approvato a livello del Ministero della Sanità, insomma sappiamo che la battaglia è dura, ma noi ci proveremo comunque. Francesco Conte, coordinatore USB all'interno dell'INI, una situazione particolare quella dell'INI, al di là della situazione ambientale, ma una serie di riorganizzazioni che creano una confusione. Parliamo di questa problematica. Diciamo che l'ENI ultimamente ha intrapreso un'azione di riorganizzazione che sul territorio di Taranto chiaramente diventa più pesante, riorganizzazione che negli ultimi tempi ha ridotto di 70 unità alla raffineria di Taranto. L'incremento lavorativo praticamente è inesistente e questo comporta aumenti di carichi di lavoro per il personale che resta lì a lavoro. Ecco Conte, ma avete cercato un dialogo, cioè avete prospettato queste problematiche ai vertici dirigenziali? Certamente, i vertici dirigenziali sono al corrente di questa realtà. Come rispondono? Se rispondono. Le risposte non ci sono, le risposte sono legate a quello che è la situazione italiana. Ormai la precarietà credo che sia una norma, voglio dire. E diciamo che l'ENI non è precarietà, persegue la precarietà, però si adatta a quello che il sistema, anche a causa proprio di questo sistema di organi che crea un guazzabuglio, una situazione confusa appunto. Certo, questo è chiaramente un motivo preoccupazione per i lavoratori, per Taranto praticamente, che è una realtà, come si vede, ormai sbiadita, che non ha un contesto. E, diciamo che le cose potrebbero anche andare in maniera diversa se l'ENI promuovesse qualcosa di più certo per Taranto. Io penso che l'ENI si possa anche spendere per Taranto sotto altri aspetti, anche l'aspetto scolastico. L'ENI ha fatto degli accordi con il Ministero del Lavoro per quanto riguarda il programma scuola lavoro, ma a Taranto ancora non si è visto niente ed è una cosa che invece sarebbe interessante perseguire e portare i giovani ragazzi a capire cos'è il lavoro in una realtà industriale. Realtà industriale che ha chiaramente le sue problematiche, ma che comunque è una realtà diciamo tutto sommato positiva nel territorio. Angelo Ferrarese, responsabile USB Polizia Locale Taranto. Beh, Ferrarese, facciamo un quadro, un bilancio di questo 2016. L'USB fa sentire forte la sua presenza attraverso lei, attraverso gli iscritti, attraverso i collaboratori. Tante battaglie per garantire i diritti dei lavoratori, ma garantendo i diritti dei lavoratori si rende anche un servizio migliore alla cittadinanza. Sì, come dice lei, direttore, l'USB neanche 8
8 mesi dalla nascita, può battezzare quest'anno, il 2016, come un anno foriero di risultati per quanto riguarda i diritti dei lavoratori. A febbraio, il giorno 14, noi siamo nati come USB Polizia Locale di Taranto e in questi 8 mesi di attività abbiamo cercato di tutelare al massimo le istanze che ci provenivano dalla base del lavoro, quella più bistrattata, quella più umiliata, e non solo sulla polizia locale ma bensì su tutto il civico ente. Io ricordo a tutti che USB è stato promotore nella città di Taranto di 2 scioperi riusciti e partecipati per quanto riguarda l'avvertenza del salario accessorio, l'avvertenza dei festivi infrasettimanali, l'avvertenza non ultima quella che vede bloccare e congelare la produttività a tutti i dipendenti del comune di Taranto per l'anno 2016. Quindi USB si è proposta quest'anno come unica forza sindacale capace di lottare e confliggere contro dei sistemi che sono poi i sistemi che ci pervengono dall'economia nazionale e dall'iniquo stato di cose a cui purtroppo oggi il lavoratore soggiace per via di un meccanismo che vede sempre meno servizi, sempre più privatizzazioni e sempre meno stato sociale. E su questo argomento, su questo tema altamente recepito, si è avuto il notevole successo dello sciopero generale di Roma, dove ben 40.000 lavoratori attivi hanno partecipato per reclamare che così non si può più andare. Siamo stati promotori della campagna del no, che ha poi visto vincere l'ala a difesa, l'ala del cittadino libero che difende la Costituzione, e quindi USB per il 2016 può tracciare un consuntivo, un bilancio altamente positivo in tema di battaglie per i diritti, in tema di difesa della Costituzione e soprattutto il 2016 si chiude con l'augurio che il 2017 ci vedrà di nuovo partecipi e protagonisti nella lotta per la giustizia e per la tutela dei lavoratori.